In questo video andiamo a parlare della differenza tra trama e traccia, che è molto importante soprattutto se avete intenzione di scrivere, ma anche poi quando discutete, che poi potete poi discutere con la gente che dice questo film non ha una trama. Sì, ma tu sai che cos'è una trama. Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video qui su Let Movies e in questo video parliamo della differenza tra trama e traccia e che secondo me è molto importante per il fatto che intanto se avete intenzione di scrivere è una differenza che dovete assolutamente conoscere e anche per il fatto che molto spesso, come dicevo prima della sigla, si sente dire quel film non ha una trama e queste cose qui no, quando in realtà si sta confondendo le due cose e questo è dovuto, cioè due cose intendo trama e traccia. E questo è dovuto al fatto che è sempre colpa di quei cavolo di inglesi, ok? O meglio, della loro cacchio di lingua, perché loro tendono a buttare tutto in un calderone, come quando ti dicono passami la torta, no? Tu ti giri, vedi una fetta e la torta è intera, dici aspetta un momento, ma la torta tutta intera o solo la fetta? Perché per loro piece of cake possono anche dividerlo, possono togliere il piece e mettere solo torta, lo fanno anche con long take e piano sequenza, cosa che avevo già spiegato in un altro video apposito, no? Per loro long take e piano sequenza sono la stessa cosa, lo sanno che non sono la stessa cosa, ma buttano tutto nel calderone per facilitare la cosa. Perché? Perché effettivamente il piano una sequenza è anche un long take, ma non è vero il contrario, perché mentre per essere un long take necessita solo di essere un take lungo, cioè un'inquadratura fissa per lungo tempo, senza tagli, senza montaggio, il piano sequenza invece prescinde dal montaggio, non ha il taglio, ma il montaggio potrebbe averlo, per esempio quello interno, cambio di fuoco, panning e queste cose qui, no? Anche quello è montaggio. Il piano sequenza per essere tale deve aprire e chiudere un arco narrativo. Quindi long take e piano sequenza non sono tecnicamente la stessa cosa, ma per loro, gli inglesi, perlomeno quelli che parlano in inglese, va bene uguale, sempre long take. A noi questo qui, che abbiamo una lingua un pochettino più sfumata, sì, poi è vero, abbiamo anche noi nella nostra lingua, molte volte delle casistiche in cui utilizziamo un solo termine per indicare più cose e va benissimo, ma molto meno. Soprattutto quando parliamo tecnico, quando noi scendiamo nel tecnico, per ogni cosa abbiamo un singolo termine che facilita la comprensione e facilita il lavoro. Quando ad esempio vi dicono quel film lì non ha una trama, voi chiedetegli ti è piaciuto Pulp Fiction? Diranno quasi tutti sì. E qual è la trama di Pulp Fiction? Questo non perché Pulp Fiction non ha una trama, adesso andiamo a vedere bene nello specifico cosa si intende, ma perché loro si riferiscono alla traccia. La traccia è quella forma di base che apre e chiude la narrazione con un'apertura e una chiusura e narra praticamente tutta un'intera situazione dal capitolo iniziale al capitolo finale. È la cosiddetta, diciamo, impronta di base, infatti quello è il nome traccia, impronta di base di tutta la narrazione, ok? È questo che dicono quando vi dicono quel film non ha una trama. In realtà non esiste film o narrazione o libro o rappresentazione teatrale che non abbia una trama. Questo perché? Perché la trama, come dice il nome, è l'intreccio. L'intreccio è molto importante per dare una logica alle situazioni e farvi capire la concatenazione degli eventi in modo che uno riesca a fruire, diciamo, di tutta la traccia in modo logico e coerente fino alla fine. E la trama può essere quindi una 10-100.000 all'interno di una stessa traccia, di una stessa narrazione, non una sola. E anche la traccia non deve essere per forza una sola. Pulp Fiction non ha una traccia sola, ne ha almeno 3, 4, adesso non mi ricordo. Quante sono le situazioni in Pulp Fiction che sono, diciamo, quelle che poi vengono chiamate sottotrame, in realtà è una moltitudine di tracce all'interno di uno stesso prodotto, ok? Ma prendiamo anche film tipo Mad Max Fury Road, che anche lì tanti, ma non ha una trama. Ma in realtà dentro di trama ce ne sono aiosa. Probabilmente lo si intendono il fatto che la traccia di base di Mad Max Fury Road è semplice, c'è uno che scappa e viene inseguito. In realtà poi sotto bisogna anche andare a vedere l'opera d'arte sotto, che cosa vuole effettivamente raccontare. Dentro Mad Max c'è tanto, c'è critica al patriarcato, ambientalismo, un sacco di cose, cioè schiavitù e tante cose ci sono sotto. Cioè non è che un prodotto vuole semplicemente raccontare una cosa che vada da A a B. E questo secondo me le persone fanno abbastanza fatica a capirlo, salvo poi quando gli fai notare che magari in prodotti che loro hanno amato, come appunto Pulp Fiction, quella cosa che loro gli contestano c'è anche lì. Pulp Fiction non ha una traccia, ne ha tre, che è quella famosa non ha una trama, ne ha tre. Ma ripeto, poi è sbagliato chiamarle trame. Le trame
ci sono sempre e anche in un'unica traccia possono essere molteplici, perché devono andare a concatenare degli eventi all'interno magari di una stessa traccia, di un'unica narrazione, che rendono logica e fruibile l'opera. Quindi capite qual è la differenza tra trame e traccia, perché non andrebbero confuse. E tutte le volte che sentite dire alle persone quel film non ha una trama, quel libro non ha una trama, quello che è, fategli sempre notare, guarda che stai confondendo trama con traccia. Questo perché, ripeto, gli inglesi per loro è tutto plot, che sembra l'onomatopea dello stronzo che cade, che siete voi che studiate magari sta roba, vi scervellate per capire di che cacchio si sta parlando, siete proprio lo stronzo che cade, fa plot. No? Per loro è tutto plot, trama e traccia, perché plot significa proprio traccia, per loro è anche la trama, l'intreccio narrativo, no? Perché ripeto, per loro è tutto come la torta, la fetta di torta, passami la torta. Questa cosa è molto importante, soprattutto se dovete scrivere. La scrittura è una cosa che molti sottovalutano, in realtà è un mestiere, probabilmente anche proprio uno dei più difficili di tutta la macchina, di tutto il sistema, per arrivare poi al prodotto finito. E me ne sto rendendo conto che quando provo a fare corti, a pensare di corti, magari ho la traccia di base, però poi a creare la trama con tutti i dialoghi, tutte le situazioni, diventa difficile. Dici, caspita, però quello che fa questo mestiere è veramente tanto preparato. È un mestiere che molti sottovalutano. Io mi ricordo quando ci fu, cos'era, nel 2008 mi pare, se non mi ricordo, il famoso sciopero degli scrittori, no, degli sceneggiatori. La sceneggiatura è già oltre il soggetto, quindi è già fase di trama, ok, di scrittura della trama, delle trame della trama, e tutti vabbè, cosa vuoi che sia? Vabbè, mancano gli sceneggiatori, ho capito, mancano praticamente le colonne, i pilastri, e fecero bene a fare sciopero, perché effettivamente è una di quelle categorie di cui nessuno pensa mai. Uno vede l'attore, no? Vede l'attore, il personaggio, e non pensa però che se il personaggio funziona e l'attore è bravo a farlo funzionare, perché anche il personaggio è scritto bene, perché anche le situazioni in cui opera sono scritte bene. Quindi per chi ha intenzione poi di scrivere è molto importante capire queste differenze, che sembrano leggere, sembrano di poco conto, in realtà sono molto importanti. Infatti io non so come cavolo fanno gli inglesi a lavorare, che per loro è tutto è, perché probabilmente loro ce l'hanno già nella testa, nella loro cultura. Quando ti dicono passami l'acqua e vedono un bicchiere d'acqua e una cacchio di bottiglia d'acqua, probabilmente, non so, lo vedono dal gesto, come indicano il dito, non lo so, ce l'hanno comunque già nella loro cultura di capire di che cosa si sta parlando. La nostra cultura è diversa, la nostra lingua è diversa, utilizza termini specifici, quindi bisogna comunque cominciare a imparare a capire le differenze tra un termine e un altro e usarle in modo molto più appropriato. Quindi niente, per questo è tutto, spero vi sia piaciuto il video, sia stato interessante per voi. Fatemi sapere se ci sono altri argomenti che vi piacerebbe sviscerare un attimino meglio, che vi piacerebbe che io trattassi qui sul canale, sempre riguardo ovviamente la nomenclatura, il glossario del cinema. E niente, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo, e come sempre vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao.